No, ma non è il fatto mio, io te, com'è, ma è giusto che sia, sono loro che vanno in campo, cioè tu puoi essere l'allenatore più bravo del mondo, ma le qualità ce l'hanno i giocatori. Forse un piccolo merito che possa attribuirmi è quello magari che in alcuni momenti, pur non facendo un calcio che a me piace, ho dovuto cambiare e passare dal 4-2-3-1 come abbiamo giocato oggi, dove crei parecchie azioni, quando però rischi di subire. Sono dovuto passare al 4-3-3 perché magari avevo bisogno di più copertura, ma soprattutto per usare gli inserimenti dei centrocampisti. I centrocampisti che ci hanno portato dei gol importanti. Non dimentichiamoci i gol di Era, ma non dimentichiamoci i gol di Matute. E quindi quello è stato, anche se non è stato un calcio che a me fa impazzire, però è stato redditizio per quello che era la squadra. Chi giocherà avrà delle motivazioni importanti perché giochiamo di lunedì sera, quindi abbiamo gli occhi della stampa, gli occhi dell'Italia calcistica ce l'abbiamo addosso e quindi non vogliamo assolutamente fare brutte figure. Sì, per me è stato sinceramente un anno difficile. Difficile perché ho passato momenti particolari, momenti difficili. Solo la mia famiglia, mia moglie e i miei due bambini sanno quello che purtroppo non sono riuscito a dare alla mia famiglia. E questo è il rammarico più grande, perché non riesco a staccare, non riesco a nascondere le emozioni che ti può dare una partita. È vero anche che molte volte non sono riuscito a godermi anche le vittorie. E questo è un fatto negativo per me, però c'è da dire che poi c'è stata una grande gioia. Però è vero, ho avuto tantissime responsabilità. È stato un anno difficile anche perché è particolare quando alleni e quando devi fare il corso master, perché in alcuni momenti particolari devi lasciare la squadra, magari dopo una sconfitta, non è facile, ti devi assentare in alcuni allenamenti che sono nel cuore della settimana, perché noi al corso facciamo martedì e mercoledì e magari vieni da una sconfitta. E là devo ringraziare veramente con tutto il cuore il mio staff, perché hanno mantenuto alta la tensione, hanno saputo gestire la situazione e quindi li ringrazio di cuore. Ma è stato un campionato durissimo perché 42 partite sono devastanti, però devo dire che la soddisfazione è maggiore perché a gennaio nessuno si aspettava che con 2 giornate d'anticipo avevamo ottenuto la salvezza, quindi io sono strafelice di questo e devo ringraziare tutti i compagni di squadra, il mister e tutto lo staff perché penso che abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario. Ma c'è sempre il rammarico perché si poteva ambire a qualcosa di più, perché soprattutto nel girone d'andata, abbiamo lasciato troppi punti per strada, soprattutto fuori casa. Però devo dire che abbiamo reagito alla grande a sconfitte pesanti e il gruppo si è visto che ne è uscito fuori alla grande. Siamo imparati dopo pareggio con la Regina. Poi con un uomo in più potevamo fare qualcosa pure meglio, tipo possesso palla, abbiamo rischiato pure un po'. Però alla fine tutto sommato è andata bene, basta che non prendi gol e a posto. Siamo stati messi a disposizione del gruppo. Quando c'è da soffrire soffriamo insieme e quando c'è da giocare con scioltezza giochiamo insieme pure. Se devo dare una mano, non mi sono mai lamentato. Se devo correre indietro, se faccio il primo punto e devo seguire il terzino, come ho già fatto, non è un problema. Basta che ci salviamo come abbiamo fatto.